Ciao a tutti ragazzi, dal vostro Dynamic. Oggi faremo un altro episodio di hacking su S4 League. Il hack che ricorderà oggi sarà sul Hack Conquest più Card Hack. Quindi sotto il link in descrizione troverete il sito da dove scaricare il hack, e dopo averlo scaricato lo mettetelo sul desktop, e per leggere il file vi servirà un RAR. Se non lo avete, scaricatelo da internet, tanto è gratis. Dopo aver fatto ciò, clicchiamo sull'icona del hack in tipo zip, facciamo clicco destro, facciamo extract here e ce lo estrarrà qua questi due file serviranno, che sono proprio il hack questo e il hack con questo hack. Bisogna prima avviare S4 League, quindi avviamo prima S4 League. Va bene anche il client, tanto a me è funzionato. Quindi facciamo start. Appena la barra di HGVC sparisce, dobbiamo avviare il hack. Quindi ora al 100% è andato via, facciamo un clicco destro e segui come amministratore. Sì. Aspettiamo, visto che, come sapete, il mio computer è schifoso, quindi si blocca qualche volta perché sto facendo il video. Ecco, ora questa è la finestra della hack. Ora a noi basterà premere solo invio e si avvierà il hack. Come vedete si è avviata anche HGVC, quindi il video ora lo fermo qua e noi ci sentiamo tra pochi secondi. Ecco ragazzi, siamo alla schermata di login di S4 League. Ora facciamo pure il nostro login. Andiamo sul server italiano, tanto uguale, non è un hack grave. Ok, se andiamo ora a vedere le card, sono tutte piene. Io ho insufficienti card perché bisogna avere al minimo 5 card diverse. E andiamo a vedere se funziona il Hack Conquest. In effetti, facciamo una stanza Conquest, eccolo qui. Facciamo pure start. Come vedete, i mostri si distruggono da solo, quindi questa hack funziona a perfezione. Pure io, lo dico pure io che ho avuto anche problemi con altri hack conquest, questo devo dire assolutamente che è molto buono, visto che funziona anche a me e l'hanno fatto molto bene. Quindi siamo già al secondo round. Il conquest hack dura 5 minuti, quindi se uscirà un farm bot ve lo dirò. Ciao a tutti.